Bandierari, quattro voli immancabile nella casa di Sardi. Eh? Quella ci deve essere sempre. Quella ci deve essere sempre. Bene, Andrea, abbiamo visto sei cavalli, giusto fra stamani, fra ieri mattina e oggi pomeriggio, e più quello di Cersosimo, sette. Più cavalli di allenamento, vabbè. Allora, ciao, insomma, c'hai un cavallini, niente male, dai. No, 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 c'è da dire poco. Grazie a Dio sono stati. Grazie a Dio, San Pieri. Certo, ma io quello grazie a Dio, come dico sempre, li ringrazio sempre. E io mi prendo sempre i meriti che mi posso prendere, i miei, non quelli degli altri. Non mi faccio mai bello con Sì, sempre degli altri, così ecco. E dice. quindi quello di me potete dire poco, ecco. No, ma E io non quindi. faccio te, se uno di me che è sempre a ringraziare, quindi Certo, è certo. lo Io posso ringrazio testimoniare, sempre chi mi dà una mano. o basta Quindi. ascoltare l'intervista, dai. Capito. Insomma, un gruppetto di cavalli ti ci diverti, dai. È un gruppo di cavalli che comunque ho sempre cercato di portarli nel miglior modo possibile alle corse, ai pali. Poi ripeto, le corse si vincono, si perdono, però ecco, si sono sempre difesi, ecco, questi. Senti, come tutti, facciamo una riga, tiriamo una riga a questo 2019. Come lo possiamo definire? È andata bene, dai, bene, bene, poteva andare meglio, molto, come sempre. Però diciamo che dai, andati in finale a Bientina, poi ho fatto il pari di Castiglione Fiorentino, Feltre, insomma sempre i soliti pali, ecco, al giro. Ho vinto il palio di Montichiano, ho vinto il palio di Bientina, quasi. quello di Casole d'Elsa. Io penso che dai, Casa da Vito? con Tempesta, Andiamo a avanti. caso. Vinto le corsette a giro, dai, io penso che comunque siamo sulla sufficienza, dai, non penso che siamo andati male. Penso che li ho fatti divertire comunque i proprietari, che secondo me è la cosa più importante. Quando si sono divertiti, loro, mi sono divertito io e di conseguenza ci ho guadagnato qualcosina, no? Perché è normale, no? È così che funziona. E niente. Senti, se c'è un cittino, Antania? Eia, 6 anni. 6 anni ti manda al maniolo. È bellino, Nel senso. no? È bellino sveglio, ma è giusto che siano svegli a questa età, che voi addormentati. Devono essere belli, vispi, svegli, non gli deve mancare niente. E loro sono la cosa principale. Poi dopo viene tutto il resto, il lavoro e tutte le altre cose. Senti, ma chi assomiglia più, a babbo o a mamma? No, però mai l'ha preso alla mamma perché è più bellino, io sono un po' più bruttino. Ma di Ecco. carattere? Diciamo che ora sta tirando già fuori un pochettino il mio, ecco. All'inizio era più bravino, ora è già un annetto che inizia a essere un po' più. Sì, eh? Sì. Senti, ma allora il tuo pregio, il tuo difetto, poi, visto che stiamo parlando di lui e ti Pregi e assolvi. difetti. Pregi che magari nel lavoro dici? In generale, come persona. Magari che ci sto troppo attento alle cose. Mi piace le cose fatte per bene. Se non sono fatte in un verso giusto. Porini vestire Cersosi per quest'anno. Lo so, è dura. Però io penso che per uno che. Oddio, con la scopa non si sente niente. Dicevo, se uno è pignolo non è perché magari ha voglia di rompere le scatole ai ragazzi che c'è la Chiaro, scuderia, che vogliono imparare, che vogliono provare a fare questo lavoro, che non è semplice. Però è perché magari, ecco, non lasciamo mai niente al caso, i cavalli vanno
La prima cosa che deve fare un ragazzo, ecco, la mattina appena arriva a scuderia, aprire subito il box, subito dare un'occhiata ai cavalli, se stanno bene, non stanno bene, le gambe sono a posto, tutte le cose. Stanno mangiando, hanno mangiato. Hanno mangiato, le cose basilari, quelle sono le prime cose che devono fare. E poi dopo viene tutto il resto. Senti, è rottura di balle, sì. Sì, non sono rotture di balle, no. Io ti dico la verità, ho fatto tanta esperienza con gente... Franco Contu in ostacoli, insomma gente mestierante di un certo calibro, e che anche a me, cioè quando arrivava a scuderia la mattina, ecco, mi facevano capire tante cose che alla fine, se le metti tutte assieme, ora hanno pienamente ragione. E se tornassi indietro, mio figlio volesse fare il fantino, la prima cosa che gli faccio fare lo mando subito in una scuderia, ecco, dove veramente insegnano il sistema, il mestiere come Dio comanda, però ecco, non farlo così e basta, proprio come Dio comanda. E tuo figlio che idea c'ha? Lui vuole fare troppe cose. Sì, cioè, e ora? Vuole fare troppe cose, però dai, è piccolino ancora. Non vanno pressati in nessuno sport ora. Ora bisogna lasciarli divertire, che devono fare? A 6 anni si devono divertire, ecco, c'è pony, qua c'è tutto, c'ha motto, c'ha pony, c'ha quelle, non gli manca niente, quello che non c'aveva lui, quello che non c'avevo io da piccolo, ecco, glielo sto dando a lui perché sì, magari anche troppo, però. Senti, invece i tuoi sogni da bambino quali erano? Ascolta, i sogni da piccolo, io non lo so, però già da piccolino c'avevo questa passione per i cavalli, eppure in famiglia non è che abbiamo avuto cavalli, capito? Bestiame sì, a casa, bestiame per... Pecore, mucche, vacche... Sì, un po' di tutto. Però, ripeto, cavalli, non c'era questa cultura nel mio paese di cavalli, ecco. Cioè dove più... sei, tanto per vedere. Sì. E quindi era meglio per dire tenere un maiale, le mucche, le capre, che rendevano che avere per dire un cavallo, che erano solo spese, ecco, effettivamente. Ecco, prima ragionavano così parecchio, ecco, i vecchi. E quindi niente, la passione matta di questi cavalli. E com'è venuta allora? Come è venuta? Vabbè. Piano piano, perché comunque io il primo cavallo mio padre me lo comprò a 12 anni, quindi comunque ero già grandicello, però ecco, mio padre... non ne voleva sapere di comprare cavalli prima, ecco, però dopo talmente lo... L'hai massacrato? Lo massacravo, ecco, di questi cavalli, andavo di nascosto a montare i cavalli degli altri nei campi, ero un po' mattarello, nel senso, cioè, proprio passione vera, ecco, quando arrivi a fare certe cose, ecco, cavalli sdummi, montarli così, ma dai, a fare le briglie con i lacci, quelli del fieno, quindi è vera passione, ecco. E da quello poi piano piano, facendo esperienza, andai a Pisa, da Salvatore Suggia, tramite Tonino Suggia, che lui in Sardegna ha corso tutti i pali possibili, e poi da là piano piano... montare i siepi, prendere tutte le patenti che comunque mi servivano per fare esperienza, perché comunque l'età l'avevo già passata, però ecco, era un modo comunque per... era una soddisfazione mia, ecco, volevo una cosa e la facevo e la prendevo. Hai montato ostacoli? Ho montato un po' in ostacoli, un po' in piano, però ecco, poca roba, ecco, però mi è servito perché comunque... Ho fatto molta esperienza, mi è servito, ecco. Ho fatto un percorso che, tornando indietro, rifarei tutto uguale preciso a quello che hai fatto. Che ho fatto, capito? Poi se la scatasti e ci ha trovato la moglie.
E ti è cascato? No, no, cascato. No, cascavo nel senso. Nel senso. No, no, no. Allora, io a Siena sono arrivato da Silvano Vigni. Silvano Vigni ha visto le corse in provincia che erano Asti, quindi andati su a Asti. Silvano ci conosceva parecchio con i genitori di Veronica, perché comunque i genitori e i nonni sono stati rettori in contrada, quindi ecco, si conoscevano per queste cose, e poi ha visto da cosa nasce cosa, e così la studia. E si sono ritrovati da rettori, aveva un genero fantino. Sì, vabbè, loro frequentano la contrada, giusto così, comunque loro continuano a fare quello che hanno sempre fatto, per carità. Non devono cambiare niente, non è che se c'hanno me fantino devono cambiare modo di vivere, assolutamente non voglio e non glielo chiederei mai, capito? E così è. Insomma, non parla compagna o moglie? Compagna, e noi siamo sposati, non manca solo la firma, dai. Ormai è diversi anni, bambino che ha 6 anni, che manca la firma, ecco, e dire mai nei giornali che si è sposato, e come ora è moda, poi no, ma io non c'ho furia, non ci vuole furia per queste cose, quando è il momento ben volentieri si farà anche questo passo. Senti, insomma, la tua padre mi si chiama Veronica. Veronica per te è una cosa importante. È importante. Che qui diciamo sei solo. Che mi sopporta parecchio, ecco. Sì? Mi sopporta perché non sono facile. Anche con lei, perché ecco, non sono quei ragazzi che vengono a scuderia, Però, giustamente... Insomma, sono rompicoglioni, detto proprio la sì. No, non sono rompicoglioni, però hai visto, no? Cioè, come tutti i fantini, questo lavoro non è facile. E quindi magari a volte rientri a casa magari con che ti girano le scatoline, no? E quindi magari... Gli tocca sopportare. È così. Non è che ti sto dicendo le bugie, dai. Però, ecco, c'è da dirgli poco perché, ripeto, mi ha seguito, si è spostata da Asti, ha mollato quando è stato il momento il posto di lavoro sicuro, è venuta qua perché credeva comunque nelle mie capacità e nella passione che ho, ecco. E quindi nel bene e nel male... Anche nell'uomo, no? Certo, nel bene e nel male... Soprattutto penso, Non gli faccio mai mancare niente, quindi è lei uguale, e quindi va bene così. Senti, te la sei fatta una promessa quest'anno a te stesso? Cioè, io voglio fare questo quest'anno, pure. Cioè? No, ti dico la verità, è un po' di anni che me lo sto richiedendo di ripetere qualche annata che ho fatto in passato, che vincevo 2-3 pali in un'annata, c'è stato anche 4 pali, vorrei ritrovare un po' quei momenti, ecco, quei momenti belli che allora ti danno ulteriore motivazione a proseguire. Perché il lavoro è tanto, tanti sacrifici, io parlo di me, ecco, nella situazione che sono io, ecco, che niente mi viene regalato e tutto quello che ho è quello che comunque mi sto guadagnando, ecco, è quello che dimostro di fare a giro, quindi non penso che ho nulla di facile io. Però mi sta bene così, sono abituato alle situazioni difficili e quelle facili, ti dico, l'abilità non mi vengono neanche bene. E quindi bisogna continuare in questa via. E quindi speriamo bene, ripeto, di ritrovare un po' quella strada, sia per me che per i proprietari. Ecco, perché anche loro se lo meritano fanno tanti sacrifici per me, comprare cavalli, ripeto, non mi fanno mai mancare niente. Voglio quel cavallo e lo comprano. Voglio una cosa e me la comprano, e che c'è da dire poco. Insomma, San Piedi è un altro babbo, praticamente. Sì. Ma glielo dico, e poi lui si incazza quando glielo dico. Però è la verità, perché
quello che mi hanno dato loro, se non me lo davano loro, io non lo potevo fare, perché comunque ci vuole tanti soldi e non è facile. Tenere i cavalli da corsa, da cavalli da corsa, ci vuole. E quindi è così. Speriamo di accontentarli veramente. Ripeto, se c'è stata qualche annata brutta, che ci sia quella strada che ci porti a migliorare. A migliorare sempre, sempre di più. Ecco. Senti, invece nelle persone che ti infastidisce, qual è la cosa che ti dà noia? In generale, Allora, mi danno noia le promesse che poi non le sanno tenere. Le parole, non le strette di mano, non e poi dopo... La parola non mantenuta. Non mantenuta. Quindi quella è una cosa che mi dà parecchia noia, ecco. Penso che dia noia a tanti, però io dico... Nel mio carattere, per come sono fatto io, vengo da una terra e da una famiglia che per noi le parole sono sacre, una stretta di mano è sacra. Io, cioè, almeno se spendo una parola fino all'ultimo la devo tenere. Poi bisogna che capiti qualcosa proprio distorto, se no fino all'ultimo la devi tenere. Il rispetto per me è importante, è la prima cosa, poi viene tutto il resto. Senti. Ti sei pentito del palio che hai fatto nella tua? Lo rifaresti? No, rifaresti no, ora come ora ci pensi, ma dopo subito, perché comunque, ripeto, se io sapevo veramente il regolamento che si metteva così, figurati, chi lo farebbe? Cioè, lo fai, se sai tanto che smetti, ecco, lo puoi anche fare, però se vuoi continuare a fare questo lavoro, almeno di tenere il palio di Siena, uno cerca di evitarle, no? Certe cose. Purtroppo io la colpa non la do a nessuno, perché non bisogna darla a nessuno. Sono capitato in questa situazione che comunque ha cambiato il palio, ci sono proprio cascato sopra per primo. E quindi ti dico la verità, ora uno deve fare, il palio lo deve studiare diversamente, ecco. Io parlo del discorso delle nemiche, ecco, perché comunque io sono rientrato al palio di Siena per guardare la nemica, e comunque ora è un po', va studiata, cioè, il lavoro di killeraggio, come dicevate voi sempre, killer, poi killer, che killer sono, non siamo mica gente che ammazza i cristiani. Vabbè, fine però per dire, ora va a finire, cioè, va a finire perché se lo fai poi vai incontro a un bel po' di pali di squalifica, quindi. Tanti pali di squalifica che sono pesanti, cioè, a me mi pesano, non ci è voluto tanto a rientrare, ora sono riuscito, entra, esci, e quindi, ripeto, ora che uno comunque sa come veramente il regolamento agisce di conseguenza, lo fa diversamente. Io per dire, che c'entra, se aveva il secondo posto a quel palio, a quel punto uno se sapeva, ma poi dopo uno parla sempre dopo, no? Ma se facevo. Però se lo analizzi dopo, giustamente prendi sei pali di squalifica e dici, se lo sapevo allora stava al secondo posto, il cavallo non ti dia una fucilata, la nemica era di rincorsa, e la via, e poi se lo trovi bene, e se no intanto parti avanti, se non parti avanti, ecco, parti con gli altri, ma ecco, fai un'altra corsa, non è che puoi fare diversamente, diversamente tanto se cambi posto automaticamente vieni squalificato, perché prendi subito le ammunizioni e vieni squalificato uguale, e quindi ora ci vuole molta più attenzione. Va fatto in un'altra maniera. Va studiato in un'altra maniera. Ci sono le altre maniere, vanno studiate. Se ci sarà di nuovo un'altra possibilità, si studierà diversamente. Come faranno tutti. Vedrai d'ora in poi, non è che la studierò solo io.
anche là, anche l'anno scorso, ha visto con le nemiche in campo, diciamo che c'è un regolamento, vale per tutti, e quindi bisogna che noi tutti ci adattiamo a queste regole. Se vogliono così, bisogna fare così, punto. Peccato, perché comunque non è più palio vero e proprio, ecco, io come piace a me, come piace a tanti, che ci sia un po' di, se c'è le nemiche ci deve essere un minimo di, ecco, non di confusione, assolutamente, però ecco, di guardarsi l'una con l'altra, un po' di scena anche per le contrade, per la gente che comunque ci tiene, perché è giusto così. Però se d'ora in poi non puoi fare più niente, come la metti? Se ti vince la nemica, perché? Se magari lei è al primo posto e tu sei al decimo, al nono posto, che fai? O anche la contrada è disposta a beccare X pali di squalifica, sai, uno può anche decidere di farlo, chi ci monta? Se no, bisogna che uno Certo, s'adatti. trovi il sistema, dici O tu. bene bene o male male. Però. Senti, ma nella vita secondo te è meglio essere o apparire? No, 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 apparire che uno deve, secondo me nella vita deve dimostrare quello che è e basta, senza farsi fare le. Come te lo posso spiegare? Non mi viene da spiegartelo. Uno quello che è, ecco, capito? Se io sono in questo modo, ho un carattere un po' Non è che vuole far particolare, vedere la nostra è professione. inutile che io ora mi metto qua e faccio tutto l'agnellino, e se magari dopo tutti tanto mi conoscono e sanno come sono, nel bene o nel male, ora non è che sono, ecco. Quindi uno deve essere trasparente, come è. Poi se si può migliorare, che c'entra? Non è che deve essere uno. Però non bisogna mascherare niente, almeno io non maschero niente. Chi mi vuole mi prende così. Donne Pronto, via. e Oh. contrade e proprietari, tutti. Senti, c'è un film che ti piace particolarmente? Ma senti, non è che sono tanto. Mi piacciono, mi sono sempre piaciuti da bambino i film western, questi qua, ecco, ma sempre legati ai cavalli, sempre la solita storia, Il ecco. gatto si morde la Ecco, coda. sì, però, di probabilità ora neanche li guardi i film, facci tempo a rientrare a casa, a cenare, a fare la doccia, alle 9:30 iniziano i film, io sono già bene, È ben non ce andato. la faccio. E la mattina ci svegliamo presto e altro che film. Il film lo fa da Però, molto. ecco. Vabbè, insomma, può essere una cosa. Certo. Che cos'è l'amicizia, secondo te? L'amicizia è quando l'amicizia vera, perché secondo me c'è amicizia e conoscenze. Conoscenze ce ne possono essere tantissime, le amicizie sono poche. Perché l'amicizia è se io sono amico con te veramente, se io ho bisogno di una cosa, al momento del bisogno io se ti chiamo Ci sei. non c'è un domani, non c'è domani, io aspetta domani, io prendo e ti aiuto subito. Se io sono in difficoltà una sera e sono a 100 km di distanza, chiamo un amico, amico. Vieni. L'amico non ti dice, non inizia, aspetta, chiedo a mia moglie, chiedo a quello, aspetta domani, fai così, fai cosà. L'amico vero prende, mette in moto e va e aiuta l'amico e viceversa, perché da me io funziono così. Gli amici veri, e sono pochi pure, e sono pochi. E quindi poi conoscenti ne abbiamo di tutto il mondo. Però gli amici veri si vedono da queste cose, ecco.
che dal al momento del bisogno sono pronti a tutto, non ti dicono mai di no, per qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, io qua per anche per dire noi siamo da soli, io Veronica il bambino, e i nonni sono parte in Sardegna e parte sono Asti, quindi per dire noi siamo anche un po' sacrificati, perché comunque Veronica lavora, io comunque lavoro, visto, sai quando inizia, sai ma quando finisce, Massimiliano a scuola, e a volte ci troviamo in difficoltà perché ha visto anche ora come ora che la scuola è chiusa e prolungheranno, e babysitter e quello e quell'altro, ma... sono cose non sono cose facili, e ti dico la verità, abbiamo un po' di amici qua a Siena che ripeto, se li chiamiamo, se alziamo il telefono, sono pronti a tutto, vengono per qualsiasi cosa, ci tengono il bambino, proprio gente veramente che non ti dice chiama questa babysitter, chiama, no, è come il nostro figlio. E questa, come per me è uguale, la stessa cosa. E questa è una bella cosa. E quindi per me l'amicizia vera è questa, è la cosa principale che ci deve essere. Senti, io te lo dico, fatti una domanda e datti una risposta. Che domanda Andrea a se stesso per questo 2020? Che ti devo dire io? Domande ce ne sono tante e risposte. Come faccio a avere tutta questa pazienza? E io ti rispondo. Talmente sono duro, riesco a avercela, e se voglio una cosa comunque riesco a averla, non per forza ma... Quasi. Quasi. In bocca al lupo, Haro. In bocca al lupo.